Tanti anni fa la televisione trasmetteva una serie di telefilm in bianco e nero che si chiamava Ai confini della realtà, davvero affascinanti. Il documento che stai per vedere va oltre, è fuori dai confini della realtà, perlomeno della realtà che ci hanno sempre raccontato, cioè che quando una persona muore è finito tutto. Sì, ci sono fantomatici paradisi, inferni o purgatori, però non possiamo più comunicare con questa persona. Ultimamente stanno accadendo cose molto strane. C'è chi parla di unione dei mondi e in ogni caso ci sono medium che dialogano con le persone che sono dall'altra parte. Sonia Benassi è una di queste. Ci sono dei libri che lei ha scritto, ma soprattutto un libro, Le testimonianze, dove le persone che sono state lei raccontano come sia vero che lei abbia dialogato con i propri cari che sono dall'altra parte. Io ho sempre avuto un sogno. Quando mi chiedono chi avresti voluto intervistare, tu che hai intervistato tutti, io dico Jimi Hendrix. Jimi Hendrix è dovunque attorno a me. Jimi Hendrix è stato il genio assoluto e lo sarà per sempre nella storia del rock e della musica moderna. Non solo. Se penso a lui come chitarrista, in realtà dovresti leggere i suoi testi, soprattutto uno, quello di 1983, 1983. E lui era oltre. E ci ho parlato, cioè ha comunicato con me. Ciò che ho comunicato è in questi fogli che ha scritto Sonia Benassi, che iniziano con un numero, il 27. Lei dice, ha cominciato a dire, c'è un 27 che vuole venire a parlare, c'è un 27 che vuole intervenire. Jimmy è nato il 27 novembre e se n'è andato all'età di 27 anni, tanto è vero che fa parte del club dei 27, tutti quelli che se ne sono andati. Ok, ciò che vedrai è veramente per te probabilmente fuori dai confini della realtà, però anche fuori dai confini della realtà che è un ragazzo di campagna, che non ha soldi, che vive nel mito di Jimi Hendrix, che quando va a vedere il film Woodstock piange nel vedere Jimi Hendrix che suona la chitarra, perché in quel periodo non c'è più, che fa l'inno americano con sibile e bombe, con questa bianca Fender Stratocaster in primo piano. Bene, è fuori dai confini della realtà anche che questo ragazzo riesca ad entrare in possesso, no, non riesca, venga portato ad entrare in possesso di questa chitarra. Io ho avuto la chitarra che Jimi Hendrix ha suonato a Woodstock per 2 anni. Non solo, ho avuto altri suoi manoscritti, la gran maggioranza non ho più, e soprattutto ho avuto delle Polaroid molto particolari, perché un giorno ricevo una telefonata da un avvocato di New York che mi dice che un suo cliente era un amico di Jimi Hendrix e lui gli stava trattando la vendita dei Polaroid che erano un po' pornografiche e stava facendo un'asta tra Penthouse e Playboy, e lui è arrivato trafelato dicendo che la notte aveva sognato Jimi Hendrix dicendo che doveva cercare un certo Red Ronnie in Italia e solo lui poteva avere quelle foto. Io ho detto, ma questo non è credibile, e l'avvocato mi ha detto, a me lo dice che ho scoperto che c'è davvero un Red Ronnie in Italia. Quindi i contatti tra me e Jimi Hendrix inevitabilmente ci sono stati. Quando racconterò, l'ho fatto una notte in una Jimi Hendrix Night, tutto quello che è accaduto anche quando il giorno, il 25 aprile del 1990, quando ho acquistato da Sotheby's la chitarra di Jimi Hendrix, sono successe talmente tante cose strane che è impossibile che io abbia deciso di acquistarla, ma che qualcuno ha deciso che io la dovevo acquistare. E quello era Jimi Hendrix. Sonia, il 2 novembre, doveva venire da me nei miei studi, ma prima mi ha chiamato i giorni prima dicendo: guarda, non sto molto bene, vieni tu da me. Io non volevo andare perché dico: no, ma ti aspetto qui. Poi lei ha insistito: vieni, vieni.
Non era mai stata così insistente. E allora sono partito. Era il 2 novembre. Lei dice il mio giorno, il giorno dei morti, perché lei dialoga con quelli che sono dall'altra parte. Sono andato e, come al solito, la decisione più comoda, che è quella di non partire, di non andare, eccetera, è sempre quella sbagliata. Bisogna sempre scegliere la soluzione meno comoda. E il meno comodo per me è andare da lei. Bene, è stata una giornata memorabile. Adesso parte la sigla. La sigla di Intelligent Speeches, guarda caso, è un dialogo tra Jimi Hendrix e il suo tecnico in studio. E gli dice: ho visto un pianeta, dice, e l'altro dice: forse la Terra. Dice: sì, perché vedo delle forme di persone intelligenti. Ecco, quindi la voce di Jimi Hendrix è nella sigla di Intelligent Speeches. Ti porto a casa di Sonia Benassi per un incontro che molti, deridendo anche, ritengono oltre i confini della realtà. Starfleet to Scout Ship, please give your position. I am in orbit around the third planet of star known as Sun. May this be Earth. Positive, it is known to have some form of intelligent species. Over. Numero 27. Che io non so chi sia. Allora, quello che io ho sentito prima, che ti ho detto prima, è che vedevo questo numero, che vedo questo numero che è il 27. Perché quando cercano di collegarsi possono anche farlo attraverso numeri. Quindi cerchiamo di capire questo 27 chi è che me lo sta facendo vedere. Poi vado avanti, intanto ti leggo qua, vediamo se capisci già chi è. Io ho chiesto perché il 27, numero che mi rappresenta. Ho trovato pace, ma la mia pace l'ho trovata anche lì. Uno dei pochi, nel mio breve tempo terreno, un collegamento forte, straordinario, tra di noi. Mi hai capito e mi capisci al volo. Sono arrivato da te anche in sogno. Non ho più bisogno, qua, in questa dimensione, di crearmi colori e musiche, usando strane cose. Tutto è già così, perfetto. La ricerca del paradiso, che in tanti bramano in terra, è solamente qua. Inutile stordirsi. Mi sono ingannato da solo, ma ho creato ciò che nessuno ha creato nella sua breve vita. Destra e sinistra, entrambe bisogna usare per far crescere e creare l'armonia perfetta. Ho camminato. Ho camminato tanto con mio padre e con mia madre, trovando conforto in ciò che lì in vita non era mai stato svelato. Sto da solo. Ritrovato amici, ma continuo da solo. Sei 26. Nessuno crederà tutto questo, ma non è importante. Ma il 27 l'hanno Gli scritto. indiani d'America, ci insegnano di sorridere a chi prende, a chi prende tutto questo come un gioco.
Il sangue. Il sangue non mente. E. O. Di questo popolo molto di più di quello che pensavo. Mi viene in mente solo Jimi Hendrix, è nato il 27 novembre ed aveva sangue e pelle rossa. È nato il 27 di questo mese? Di novembre, sì. Bill chi è? Bill no. Bill. Bill. Bill è con me, ci siamo raccontati tanto. Chi? Bill. Billy. Billy. Bill. Billy. Cos'è che apro il cane? Bill, Billy. Sei tu il musicologo, vai. Chi è Bill? Billy. C'è? Ma lui non è Billy, però. No. Lui mi ha ringraziato. Per quello e per come io l'ho portato in scena. Lui è James. James? Dice di essere James? Eh sì. È il vero nome di Jimi Hendrix. E allora lui. Qui scateneremo. Ma l'ha detto prima che nessuno ci crederà. Allora, aspetta. Io non so niente di Hendrix. Io non so niente di nessuno. Quindi questo Bill sarebbe interessante sapere chi è. Parlagli. Ma perché io... Ma tu sei Jimi Hendrix? Tu l'hai sognato? C'è un discorso che riguarda un sogno che ha fatto un suo amico e che ha detto nel Vedi, sogno... ha detto, non esiste lingua. Lui è arrivato da te in sogno. A te in sogno. Aspetta. Attraverso... Aspetta. Lui è molto legato a sua nonna. Che ha un nome stranissimo. Tu lo sai il nome di sua nonna? No, provo a vedere su... Vediamo. Biografia, lui. Chi era questo suo amico? Come si chiama? Allora, la madre è Lucille, che era origini Cherokee. No, l'amico del sogno, chi è? Non lo so, l'amico del sogno, non so come si chiama. So che lui è andato dentro un sogno per farmi, dicendo a questo, che doveva darmi delle sue Polaroid pornografiche, la doveva vendere a me. Ma perché io ho avuto la tua chitarra allora? Questa qua secondo me è la mamma della mamma. Questa è la mamma della mamma. Quella che sta entrando adesso in contatto? Questa che è qua, è la mamma della mamma. Non è la nonna, la mamma del papà. È la mamma della mamma. Quindi non è Jimi Hendrix? Sì, sì. Cioè lui è con questa nonna, ok? Che è la mamma della mamma, aspetta. Sì, che mi ha... Che mi ha accompagnato. Cioè questa donna l'ha accompagnato nella sua vita, molto. È la figura più importante per lui. E lui è rimasto solo molto giovane. Sì, la mamma se n'è andata. Molto giovane. Sì. La mamma ha abbandonato il papà, eccetera. Non lo so.
Allora, spiegami, cioè, cos'è che stavi chiedendo, scusa, della chitarra? Della Cos'è? Fagli chitarra, la io ho avuto la domanda. chitarra che lui ha suonato a Woodstock. Che non hai più, ha detto. No, non ho più. Ha detto che non hai più. Ascolta, Sì. allora lui qui l'ha detto praticamente del sogno, lui ha parlato di fotografie, di foto. Di foto, io ho delle foto sue Polaroid che è entrato in sogno lui, mi No, ha sono chiamato, mi ha quelle. avvocato Le di foto Leonardo. tu lo sai. Sì. Lui aveva un rapporto col sesso, Cosa? aveva un rapporto col sesso, lui molto particolare, Sì. particolarissimo. Sì. Cioè, lui la prima Quindi... cosa che ti ha detto qui è che lui è arrivato a te attraverso un sogno. E Sì. poi io ho detto: ma che sogno? E lui mi ha detto: le foto, tu lo sai. Sì, le Polaroid pornografiche, che tu non potevi sapere che avevo, tanto per cominciare. Mamma mia, no. Ma che legame c'è tra me e lui? Io ti ho scelto, ha detto. Quanti anni aveva lui quando è morto? 27. 27. Ed è morto il 27. No, lui è nato il 27 ed è morto il 27 È nato il 27 di di novembre. novembre ed è morto il 20, ed è È morto a morto 27 27 anni. anni, sì, è uno dei club dei 27, tutti quelli che sono morti a 27 anni. Ecco, Infatti tu appena hai detto il 27 ho subito pensato, ci sono ecco. in tanti che sono morti a 27 anni, a partire da Robert Johnson, poi Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin, c'è tutti. Mi farò sentire il 27. Mi farò sentire il Quindi lui il 27. 27 di novembre da te si farà sentire. Ah sì? Vedremo come. Ma cosa devo fare io con quelle foto? Me le devi custodire, tenerle tu. Ho capito, poi... La storia con Jimi Hendrix è molto particolare. Quando io comprai la sua chitarra e fui portato a comprare la sua chitarra di Woodstock, E poi si vedrà, poi non esiste. ma io difatti l'ho ancora lì. Pensate, cioè, Ma questa cosa chi la sapeva, scusa? tu non lo sapevi No, sicuro. io no. No, ma sì, le ho mostrate a una No, io ragazza non lo che era una sapevo. groupie, Ah, ok. No. però non è... cioè il concetto è questo, che io quando ho comprato la chitarra di Jimi Hendrix, io sono stato portato a comprare quella chitarra, la storia è incredibile, molto esoterica, e dopo venne a casa mia Mick Hucknall, quello dei Simply Red, e gli feci vedere la chitarra, e la notte io avevo intenzione di darla da suonare a Eric Clapton per un concerto di beneficenza, e quella notte Mick Hucknall, tutto ubriaco, dormiva in È macchina, rosso, quello. si è alzato su e ha detto: nessuno, in italiano perfetto, nessuno deve suonare con la chitarra, è come i pennelli di Van Gogh, nessuno li deve usare. E poi è andato giù a dormire e lui non si ricorda niente di quella cosa. E quindi io allora la chitarra non l'ho più fatta suonare. E dopodiché una notte io non avevo soldi, ero pieno di debiti e ho chiesto: Jimmy, io ho preso la tua chitarra che mi è costata tanto, però da allora io l'ho cambiata, ero diventato vegetariano, tante cose. Cosa devo farci? E la mattina dopo mi è arrivata la telefonata, il giorno dopo mi è arrivata la telefonata del segretario di Paul Allen, socio della Microsoft. Ho detto, ho voluto io che tu la vendessi per il tuo bisogno. Esatto, ma io ho chiesto a lui, difatti, ho chiesto a Jimmy. Allora, io devo capire Cosa devi capire? chi è questo Billy. Billy, mi devi spiegare chi è Billy. Poi l'altra cosa è chiedigli se esistono gli extraterrestri, perché lui ha parlato tanto di extraterrestri, cioè di cose aliene. Assolutamente sì. Lui lo sapeva già. Ma lui era un extraterrestre.
incarnato in questo mondo. Certo. Sì. Ma lui dice che sono quelli gli extraterrestri, che sono così, come lui. Guarda che roba. È venuto il sole. Pazzesco. Guarda che roba. Era una giornata che pioveva, ho salvato che pioveva. No, ma poi... Ti arriva in faccia. E lui parla molto... Ah sì, mi sta dicendo che anch'io sono un extraterrestre. Ecco il sole. E io? No, io no. Assolutamente. Ah sì? Porca vacca. Perché lui, sai perché ti è arrivato il sole? Lui ha fatto una canzone che si chiama Third Stone from the Sun. Cioè, terzo... Una dal sole. Pensate. Avete missioni importanti da portare avanti. Tu e io? Sì. Quindi lui dice che gli extraterrestri sono qua incarnati, capito? Che problema aveva lui ai denti? Lui suonava la chitarra coi denti. Sì, ma aveva dei problemi grossi ai denti. Non so questo. Sì, non sì, so. Sì. Chiedigli se 1983 è il suo testamento, perché la sua canzone con il testo che io preferisco, la storia, per me c'è la storia della sua vita lì. Lui ha fatto 1983, sì. Potrei diventare un tritone. Assolutamente, cioè, sì. Dove lui va sotto l'acqua, diventa un pesce, diventa come... fa un'altra vita. Sì, assolutamente. E il numero 9? Il numero 9, If 6 was 9, è una sua canzone, se il 6 fosse 9. Esatto. Allora, cosa è successo nel 68? Beh, nel 68 lui era all'apice, nel 68 era all'apice, ha iniziato a registrare Electric Ladyland. Ha detto che da lì ha iniziato il conto alla rovescia. Nel 68? Sì. Probabilmente perché lui ha cambiato manager. No, ha avuto della brutta gente attorno. Esatto. Della brutta gente. Lo so, il suo manager. Ma lui, la domanda... Ma non solo quello. Ma la domanda terrestre che io gli faccio è questa. Ma lui è stato ucciso. Diciamo che non aveva nessuno che... Diciamo un po' come la Whitney Houston. Quindi aveva attorno gente che invece di aiutarlo... Sì, ho capito, ma lui è stato ucciso? No. No. Morto solo lui. Morto da solo. Sì, c'era una ragazza nel suo letto. Sì, ma lui era solo. Sì. Era solo? Cioè non so se poi questa qui è andata via e l'ha lasciato lì. Lui era solo. Ma perché se n'è andato? Perché ha deciso di andarsene? Qui dice una cosa tosta. Da notare nel frattempo che il sole è andato via. Ha detto, ah sì, perché ho scoperto che avrei trovato qua quello che ho cercato tanto lì, tutto psichedelico. Quindi praticamente come se lui qua in terra avesse cercato, come ha detto all'inizio, questi colori pazzeschi, queste cose pazzesche. Lui era il colore, ecco. Lui si vestiva sempre di colori. Ecco, e quindi ha detto, io qua ho scoperto, quindi evidentemente l'ha scoperto in uno di questi suoi, tra virgolette, viaggi, ok? Sì. Magari sotto effetto di qualcosa. Sì. Lui ha scoperto che quello che ha cercato qua, magari facendo uso di sostanze o di non so cosa, l'avrebbe trovato in modo puro di là.
Quindi lui alla fine ha deciso di andarsene. Sì, però ancora oggi è il chitarrista che viene votato come miglior chitarrista che sia esistito. Certo, ma lui l'ha detto all'inizio, mai nessuno ha detto nel breve tempo della mia vita, mai nessuno come me ha detto, dov'è che l'ha scritto, qua in Sì, fondo. non me l'hai detto. Mi sono ingannato da solo, ma ho creato quello che nessuno aveva mai creato e mai più creerà, quindi è veramente unico. Beh, Jimi Hendrix è stato unico e rimarrà sempre Destra e unico. sinistra e Destra e sinistra, sinistra. Perché entrambe bisogna usare per creare l'armonia perfetta. lui era mancino. Io pensavo invece fosse una cosa di cervello, No, cioè no, parte destra e cioè parte sinistra. destra e parte sinistra, però lui era mancino, però lui quando prendeva una chitarra accordata per uno che non era mancino, la suonava lo stesso. Quindi ambidestro, cioè li Cioè usava lui era tutte e due, mancino, destra e però per sinistra. lui non gliene fregava No, lui le niente. usava tutte e due. Non era mancino, le usava tutte e due. Per suonare usava di più la sinistra. Per Sì. le cose, diciamo, magari scrivere usava la destra. Digli che ho conosciuto molto bene Buddy Miles, che è venuto nella mia trasmissione, che è stato il suo batterista. Io ti seguo. Oh, io sono curioso di vedere cosa succede il 27 novembre. Non è simpaticissimo, però, sai. Perché? Tu le senti le entità quando sono molto simpatiche, quando lui è molto, Molto molto un come? po' sulle sue. È Jimi Hendrix, Sonia, lui è Jimi Hendrix, porca troia. Anche quando ha detto mai nessuno come me, ha detto anche in modo un po'. È Ma orgoglioso. può, certo, può farlo. Grazie, amici miei. Ma perché mi ha scelto? Perché solamente tu potevi portarmi avanti in modo sincero. Tu sei puro. Ce ne sono tanti Un giornalisti. indiano. Sono un indiano. E io sono Un molto. Cherokee. Lui era un Cherokee. Ecco. E abbiamo. Ma da che parte? Eh? Da che parte? Cosa? Di chi era Cherokee nella sua famiglia? La mamma aveva sangue Cherokee. A dopo, quindi dopo dobbiamo continuare. Dopo dobbiamo continuare. Adesso c'è la pausa, andiamo a mangiare e poi torniamo con Jimi Hendrix. Dopo io voglio fare qualche domanda un Sì. Ok, po' di cose magari che sa solo torni lui. dopo, Jimmy. No, rimane, però la comunicazione la riprendiamo dopo. Ok. Allora, Billy, forse abbiamo capito. Allora, Billy può essere sicura, quasi sicuramente Billy Cox, che era il suo amico, no? Dice di no? Billy Gibson? No. E allora non so chi è quel Billy. Robert. Robert. Di Robert io conosco solo Robert Johnson, cioè Billy Robert. Billy Robert, no, conosco solo Robert Johnson io, che era un chitarrista, però The Blues Billy è Robert. Billy Robert, fammi vedere Billy Robert, cazzo, cioè, cosa c'aveva sto Billy Robert qui? Vabbè, comunque, al di là di Billy Robert, Robert,
Robert. Vediamo su. Robert. Billy Robert. Se dormi di Miglia, è stato un musicista paroliere statunitense che compose la canzone Hey Joe, la cui versione più nota è quella di Jimmy Hendrix. Ma porca vacca. Quindi non Robert. Robert. Con la S. Sì. Billy Robert, il prologo di William Mosey Billy Roberts, è stato il musicista e paroliere statunitense che compose la canzone Hey Joe, la cui versione più nota è quella della Jimi Hendrix Experience. Voleva che ci arrivassi tu. Eh? Voleva che ci arrivassi tu. E tu non lo sapevi, ha detto. No, perché la canzone... Ma di cosa parla quella canzone lì? Jim Rose. Ma parla di uno che per gelosia va a uccidere la sua donna. Però non è quello, è che è stata la canzone che ha portato, dato il successo a Jimi Hendrix. Ah, ma pensa. Quindi oggi abbiamo imparato questo. Sì, ok, ma scusa, ma Jimmy, te mi stai facendo gli indovinelli, porca vacca? Cioè, non... Siete sempre voi a farli a noi. Eh sì. Difatti siamo noi che vorremmo fare domande a voi. No, praticamente lui è come se avesse detto, siete sempre voi che mettete in dubbio noi e quindi ci fate le domande tranello. Ah. E quindi come ti ha detto, siete sempre voi che mettete in dubbio noi. Adesso ti ho fatto una domanda io, a te. Porca vacca. Comunque ci siamo arrivati. Allora, quello che ha composto è Joe. Ok. Ma tu sei stato bene nella tua vita o avevi dei problemi? Avevi delle inquietudini, cioè ti sentivi inadatto a questo mondo, anche quello musicale? Molto bene, ma molte ombre. No, sempre sicuro di quello che ero. Quindi non si è mai sentito... Sì, ma te ne sei andato però troppo presto. È sempre il tempo giusto. Ok. Ma volevi fare anche un disco con Miles Davis? Sì. Ma perché hai suonato... Tu sai che suonando Star Spangled Banner a Woodstock hai rischiato parecchio? Il segreto è non avere mai paura, perché solamente così si arriva alla vera conoscenza. Perché tu gli hai detto, sai che tu hai rischiato. Sì, certo. Il segreto è non avere mai paura. Perché così si arriva alla vera conoscenza. Lui è uno che non ha mai avuto paura. Fidatevi delle esperienze che la notte vi porta. In questo modo viaggerete nei labirinti della vostra coscienza. Ma lui è intervenuto per far sì che io comprassi la sua chitarra di Woodstock? Certo. Eh? Certo. Ma perché io? Purezza e l'autenticità. Tra le sue canzoni, quali sono state quelle più importanti per lui? Mm-hmm.